GasparottoMobili.com arreda la tua casa. Basta un click. GasparottoMobili.com. Gli affari ora si fanno in rete. Pedemontana gratis per i residenti. Dopo caos traffico e polemiche, il comune di Bassano pronto a tornare alla carica con la regione. Obiettivo: ottenere almeno sconti sui pedaggi. Statua del Canova danneggiata da un turista alla gipsoteca. Vittorio Sgarbi venerdì a Possagno per affrontare il tema sicurezza. Il presidente della fondazione propone selfie solo davanti ai custodi. Colpito da una scarica elettrica 20.000 volt su una piattaforma aerea. Miracolato operaio che ha sfiorato i fili di media tensione. L'ospedale di Asiago fa litigare Rigoni Stern e Donazzan in diretta TV. Su Telechiara volano parole grosse tra sindaco e assessore regionale. Lavori in corso alla scuola Vittorelli per accogliere anche gli alunni della Mazzini. Via le barriere architettoniche, più fondi per l'indirizzo musicale. Niente sagra, ma una grande serata di musica e premi nell'estate del Covid. Cartigliano riparte da lavoro e imprese per superare l'emergenza. Buonasera a tutti, in apertura torniamo a parlare di superstrada pedemontana veneta. Dopo caos, traffico e polemiche, il comune di Bassano si è convinto, chiederà alla regione un tratto gratuito per i residenti o quantomeno sconti sui pedaggi. Passaggio gratuito per i residenti è qualcosa che si deve mettere sul tavolo tecnico. Il tavolo tecnico dà indicazioni sia sulle viabilità, ma anche può dare indicazioni su questo aspetto. Ne parleremo assieme alla regione. Bassano ci vuole provare. Del resto è già alto, molto alto, il prezzo che il territorio sta pagando alla superstrada pedemontana. Code chilometriche, mezzi a passo d'uomo e traffico sempre più asfissiante al confine con Rosà, dopo l'apertura della complanare e della rotatoria che interseca i flussi nord-sud ed est-ovest alle porte della città. Situazione che sta diventando davvero insostenibile, specialmente nell'asse nord-sud della statale 47. Immaginiamoci cosa potrebbe succedere a settembre con la riapertura delle scuole. Contromisure immediate e compensazioni future sono le richieste avanzate anche dalle opposizioni. Chiediamo all'amministrazione Pavan di farsi promotrice della gratuità per i residenti bassanesi per un periodo. Diversamente andremo ad intasare la viabilità ordinaria e la superstrada pedemontana non verrà utilizzata. In origine, per i residenti, era previsto nei primi 12 anni un tratto gratis di 21 km dal casello più vicino al comune di residenza, con esenzione poi ridotta al 50% nei 4 anni successivi e al 25% nei 5 ancora dopo. Tutto saltato, ma almeno in parte recuperabile, secondo l'amministrazione. Speriamo, se non altro, o se non possiamo togliere, almeno di mitigare quella che è la tariffa. Per mitigare il contraccolpo sulla viabilità ordinaria, Rosà sta valutando alcune soluzioni d'emergenza. Bassano ormai attende il completamento dei lavori. Le strade che abbiamo sono quelle. Dobbiamo avere la pazienza di aspettare qualche mese. In autunno aprirà SPV. Noi contiamo che con l'apertura di SPV tanti problemi si risolvano. La statua del Canova danneggiata da un turista in gipsoteca. Venerdì arriva Sgarbi pronto a imporre nuove regole. La statua di Paolina Borghese di Canova, un turista austriaco a un selfie. Niente di strano se non fosse che per scattare quella fotografia l'uomo si è seduto sull'opera d'arte frantumando due dita della scultura. È successo negli scorsi giorni nella gipsoteca a Possagno. Il danno al piede è ben evidente. Ora i vertici della gipsoteca stanno cercando di identificare il colpevole. Un episodio che mette al centro delle polemiche la questione della sicurezza delle opere d'arte e il numero di custodi che vigilano sulle sculture nel Museo Canoviano di Possagno. I custodi ci sono. Devono immaginare, come in qualunque museo, che chi ci va abbia un senso di autodisciplina, per cui non tocca i quadri, non abbraccia le sculture, non sfregia i dipinti. Il danno poco dopo mezzogiorno. Il turista si è seduto sulla statua di Paolina Bonaparte rompendo le due dita e poi ha lasciato il museo senza denunciare il fatto. Chi va lì dialoga con Canova. Veramente un'immagine che il dato primario di uno che ha fatto le scuole e non viene da un paese remoto dell'Africa in cui la Lega potrebbe dire che è gente che ha una visione culturale diversa dalla nostra, ma viene dall'Austria, e cioè dall'impero austro-ungarico in cui il Veneto e l'Austria erano insieme,
che sappia cosa sta facendo. Venerdì il presidente della Fondazione Canova, Vittorio Sgarbi, sarà a Possagno per una riunione sulla questione sicurezza. Nessun divieto, nessuna teca, nessun sensore, piuttosto il critico d'arte propone nuove regole. Non proibire le fotografie, ma regolamentarle. Allora, ognuno entra, c'è un cartello, per fare selfie occorre chiedere, occorre informare il custode, in maniera tale che il custode ti guarda mentre lo fai. La cronaca, tragedia sfiorata a San Zeno di Cassola, miracolato un operaio. È svenuto all'interno di una piattaforma aerea colpito da una scarica elettrica di 20.000 volts. Un infortunio che poteva costare la vita a un operaio macedone di 31 anni, residente a Borso del Grappa e dipendente di una lattoneria del posto. Questa mattina, verso le 11, stava controllando i danni del maltempo sul tetto del capannone della ditta Baldini a San Zeno di Cassola. Gli è bastato sfiorare i fili di media tensione. La scossa l'ha tramortito, lasciandolo riverso sul pianale della piattaforma, bloccato dal pulsante di emergenza. Immediato l'allarme, come l'arrivo dei soccorsi. Per raggiungere il ferito e abbassare il cestello, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare un'altra piattaforma. L'operaio, nel frattempo, si è ripreso. Sul suo corpo, ustioni a spalle e mani, ma il 31enne è arrivato in condizioni apparentemente non gravi all'ospedale San Bassiano, dove è trattenuto in osservazione. Sull'infortunio indagano i tecnici dello Spisal per accertare esatte circostanze ed eventuali responsabilità. Lite in diretta TV tra il sindaco di Asiago e l'assessore regionale Donazzan. Guardate e sentite. Uno scontro acceso, un diverbio tra il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern e l'assessore regionale Elena Donazzan. Il litigio è andato in scena durante la trasmissione Vietato Tacere su Telechiara. Il primo cittadino parla dell'ospedale di Asiago, depotenziato e ancora senza i servizi essenziali, e incolpa i consiglieri regionali vicentini, sia della maggioranza che dell'opposizione, di non avere fatto niente per migliorare la situazione. Il battibecco nasce quando prende la parola l'assessore regionale. Io trovo ingeneroso e anche piuttosto da campagna elettorale, non lo capisco. No, la campagna elettorale la fa lei, Donazzan, non io. Io non sono candidato alle regionali. La campagna io elettorale non ho... la fa lei in questo momento. Doveva venire davanti all'ospedale quando abbiamo fatto la manifestazione dove c'erano più di 1.000 persone. Non mi avete mica a parlare invitato di sanità. Non mi avete mica invitato con ma certo, sindaco, non volevamo farle prendere le loro capisce? Ecco. L'assessore Donazzan elenca le opere che la regione ha portato in alto piano. Poi il dibattito si sposta sul punto nascite. È Zaia che ha firmato la deroga al punto nascita e lo ringrazio per la grande sensibilità che ha avuto. Ma se fosse per i politici regionali del Vicentino, è meglio che ci spariamo tutti qui, perché avete dimostrato una sensibilità pari a zero fino ad oggi su tutte le tematiche della montagna Rigoni vicentina. Stern, lei sta dicendo cose sbagliate. Il diverbio continua per alcuni minuti con accuse da entrambi i fronti, ma quando sta per chiudersi il collegamento via Skype del sindaco di Asiago, i toni tornano ad alzarsi. Ci dovrebbe vergognare di quello che ha detto, no, caro Stern. No, dovrebbe è lei che deve vergognarsi che per le niente donne partoriscono pronto soccorso perché siete completamente assenti ma sulla cosa sanità. Sta dicendo? È lei che sta deve dicendo anche delle cose non vere, peraltro. Le ma donne per carità di Asiago hanno il diritto di partorire all'ospedale. Ma lei si rende conto cosa sta dicendo? O sui tornanti per andare a Bassano. Sì, impari a rispettare le persone, molto a dire la verità di come stanno. Lei fa del male alla sua compagna terra così, Rigoni Stern. Torniamo in città, lavori in corso alla scuola Vittorelli per il discusso accorpamento con la Mazzini. 7 aule della scuola Vittorelli verranno messe a disposizione delle 5 classi della Mazzini, le altre 17 saranno a disposizione delle 11 della scuola media. E questa è la divisione che è stata fatta alla luce della chiusura della scuola primaria e la sistemazione delle due scuole in un unico istituto. Per rendere possibile questo accorpamento sono stati fatti numerosi lavori all'interno della Vittorelli, che stanno terminando in questi giorni. Un primo intervento ha riguardato l'abbattimento delle barriere architettoniche. È stata inoltre finanziata con 35.000 euro una rampa per disabili per accedere alla palestra. 20.000 euro verranno destinati per sostenere un progetto all'indirizzo musicale. Ma sul futuro delle due scuole, Riccardo Poletto e Paola Bertoncello hanno inviato una lettera aperta al sindaco Elena Pavan e alla dirigente dell'Istituto Comprensivo. Sul piatto la necessità di dare slancio alla qualità dell'offerta erogata dalle due scuole. Le soluzioni poi, e per l'una e per l'altra scuola che devono partire, non sono semplici, in modo particolare poi le Vittorelli vanno a complicare la convivenza tra scuola elementare e scuola media e una serie di altre attività che in quell'altra scuola sono presenti.
Alla Vittorelli saranno necessari nuovi laboratori, secondo le minoranze, che rischiano invece di essere sacrificati per fare spazio alle nuove aule della scuola primaria. Inoltre l'attenzione dovrà anche concentrarsi sugli spazi per le aule di sostegno, indispensabili per una didattica mirata. Queste due scuole, concludono le minoranze, hanno avuto un ruolo importante nella storia della nostra città e devono mantenerlo ancora per lungo tempo. Con il prossimo servizio ci spostiamo a Cartigliano. Ieri una grande serata all'insegna di musica e premiazioni per ripartire dopo il Covid. L'omaggio a Ennio Morricone, prima tra le armonie dopo il silenzio. Il silenzio del lockdown riempito da note di speranza che non cancellano ciò che è stato. Si respirava quel vuoto che un paese come il Cartigliano non ci è abituato, perché il Cartigliano con questa splendida villa da aprile a dicembre c'è sempre festa. Per Cartigliano questi erano tradizionalmente i giorni della festa di Sant'Osvaldo, saltata a causa Covid come tutte le sagre estive. Una rinuncia che il comune ha voluto compensare con una serata di grande musica nel parco di Villa Cappello. La neonata Filarmonica 440 di Rosà ha proposto capolavori di ogni epoca negli arrangiamenti del maestro Stefano Fabris. Nel cuore dell'evento, la consegna dei premi Valore Lavoro alle imprese che hanno legato il loro nome allo sviluppo di Cartigliano. Le sfide non ci spaventano, non vi spaventano, e quest'anno l'abbiamo capito una volta in più durante questi mesi difficili. A ricevere il riconoscimento Gianni Manca di Comalat per Confindustria, Renato Zanetti della Carpenteria ZR per Confartigianato, Luciano Cappellare dell'omonimo Parco Faunistico per Confcommercio e Giuseppe Tartaglia di Italstampi per Apiindustria. Premio alla carriera a Paolo Fraccaro, da 45 anni barbiere e acconciatore in paese. Questi mesi hanno dimostrato a noi stessi che siamo una grande comunità, che insieme possiamo farcela e che ce la stiamo facendo. In chiusura lo spazio di Scatta e firma la tua estate lo riserviamo questa sera alle immagini più belle della cerimonia di ieri in Cima Grappa. Grazie per averci seguito, alle prossime edizioni. Arrivederci. Questa vita sia una promessa di futuro insieme. Ecco l'immagine della Madonna del Grappa, che qui ci sta di fronte, ci sollecita a questa capacità generativa che come figli ci è stata gratuitamente donata anche da chi ha dato la vita quassù, per portarla ancora, ancora al frutto di una più sincera e più reale fraternità. Il vescovo di Belluno e Feltre, Monsignor Renato Marangoni, conclude così la sua omelia il giorno del tradizionale raduno al Sacrario di Cima Grappa. L'apertura delle nuove generazioni alla fraternità e alla cura degli altri sono questi i valori su cui si è basata la commemorazione quest'anno. Dalla fine di febbraio scorso siamo tutti approdati nei luoghi deserti della pandemia. Dal di dentro di questa situazione ci giunge l'invito del nostro prenderci cura gli uni degli altri e della casa comune, che è questo ambiente, questo creato che abitiamo e che anche noi siamo. Centinaia i sindaci, le autorità e i rappresentanti delle istituzioni che si sono ritrovati di fronte all'ossario. Quest'anno un raduno segnato anche dal distanziamento sociale e dalle mascherine. Una tradizione che risale al 1901, quando il patriarca di Venezia in pellegrinaggio aveva chiamato in vetta le genti venete. La pandemia quest'anno ha chiamato tutti alla responsabilità e alla fiducia per consolidare la comunità. Dobbiamo smetterla con le divisioni ideologiche che ci possono far ripiombare nella catena mortifera del vicendevole abbandono. Gasparottomobili.com arreda la tua casa. Basta un click. Gasparottomobili.com. Gli affari ora si fanno in rete.